Oh, fa vedere. Bentornati in un nuovo video di Slaps and Beans, il videogioco di Bud Spencer e Terence Hill. Ok, proseguiamo la nostra ricerca nell'area dell'aeroporto. Vediamo. Ok, scegliamo il nostro vecchio Bud. Quanto ci mette questo cesso ad arrivare? Addirittura. Me la sto facendo solo. Devo aspettare tutti quelli, eh. Rispetta la fila e non spingere. Il primo sono io, giusto? Certo, capo. Passi pure, capo. E voi chi siete? Quelli delle pulizie. Spaccate gli intrusi. Ma a me scappa. Peccati. Cioè, scusi, cazzo, perché gli sta dando poi. Oh. Un aeroporto con ascensore da un, con accesso da un cesso. Ok, non abbiamo tempo per la domanda, andiamo a riprenderci il telecomando. Allora, devo distruggere. Guardala giù, quello deve essere l'aereo di K2. Si preparano al decollo, dobbiamo sbrigarci. E corri! Mia! Dai! Un bicchiere rotto. Sì, però magari vai più veloce, che quello è già arrivato in Colonia, dove doveva andare, raga. Cacciuoli. Non è per mo' che arriviamo, eh? Mm-hmm.
Ma non ci fai arrivare mai a questo cacchio di telecomando. Oh! E dai, c'è pure un gatto. Fermate quei due, se è tutta la vita che ci stai facendo fermare da questi scemi. E fate partire questo dannato aereo. Capo, dobbiamo finire di caricare le casse, capo. Dannati Dio, ti ho detto di partire ora! Ma quelli sono tutti fagioli. Scusa, capo. Certo, capo. Ma che cosa che devi fare tu? Una moto è nostra! Oh! Hai visto che gentili ci hanno regalato le moto? Andiamo, il portellone dell'aereo ancora bloccato dalle casse di fagioli. Sì, vabbè, mo ce le tira appresso, puoi vedere? Livello completato! 54.008 a 4.003, mamma mia Terenze, veramente proprio in basso, ti devi impegnare di più. Continuiamo la nostra partita per il gran finale e stiamo inseguendo quel cavolo di K2. Vediamo se ce la facciamo. A posto. Era vicinissimo! A porca! La maledizione, vanno tutte le prende! Maledetta luce, scusi, segui per il dito. Andare più veloce così. Sì, sì, lo stiamo raggiungendo. Oh, sì, va bene. E adesso noi! Avete rotto le... Oh. Già finito? Ce l'abbiamo fatta. Andiamo a prendere quel farabutto. È stato troppo facile però. Più difficile la rincorsa con la moto. Se adesso l'aereo di 15 km è lungo. Che cacchio è quella cosa? Benvenuti. Siete venuti a godervi il lancio in diretta? L'hai detto, libera Sofia. Mi libererò di voi e della ragazza e diventerò ancora più ricco. Tutto nel giro di pochi minuti. Oggi deve essere la mia giornata fortunata. Ben detto, capo. Ora assaggerete l'ira dell'implacabile robot fagioletto. Ah, quello sarebbe un robot. Vabbè. Smettere di chiamarlo così. Sì. H725. Scusa, capo. Se speri che quella lattina gigante ti protegga hai sbagliato i conti. Porca!
Sì, ma se magari Terenzio mi aiuta. Scusa capo, ho fallito. Non preoccuparti, mio inutile servo. Ora affronteranno H725 la sua massima potenza. Eh sì, va bene. Bello. I miei denti. Porca miseria, ma ti muovi? Pure colpire, tanto la tua vita è più corta della mia. Dai, se mi aiuti. Oh, e ora? È rimasto da solo con quel telecomandino maledetto. È finita K2, i fagioli del mondo sono salvi. Ehi, perché il lancio non si interrompe? Ah! Siamo troppo lontani dall'isola. Il raggio è fuori dalla portata del telecomando. Non avrete pensato sarebbe finita qui? No. Ecco. Presto dobbiamo tornare verso l'isola. Sì, in 15 minuti. Sai pilotare un aereo così grande? Pilotare sì, atterrare no. Ok, io piloto, tu atterri. Abbiamo un problema. Durante lo scontro deve essersi danneggiato il serbato vuoto. Porterò questo rottame sull'isola. Tu trovi un modo per alleggerire il carico. Ci penso io. Tieni, con questa radio potremmo tenerci in contatto. E quindi che devo fare? Come sto andando? Così abbastanza? Devi alleggerire molto di più. Aspetta, mi è venuta un'idea. Alleggerisci il pilota automatico. Inserisci il pilota automatico e vieni a darmi una mano. Sì, gli hai messo pure il paracaduta qui. Tutto questo in meno di un quarto d'ora. Ok, ci siamo, abbiamo preso velocità, riproviamo con il telecomando. Oh, ce l'abbiamo fatto. Siamo stati grandi, puoi dirlo forte. Ma credo che siamo agli sgoccioli. E adesso? Abbiamo abbastanza carburante per atterrare? No! No! Beh, non per atterrare in sicurezza sull'isola, ma per alzarci quanto più
possibile ad evitare di precipitare sugli abitanti, sì. Come sarebbe a dire? Hai mai visto gabbiani? Volano alti alti nel cielo. Poi a un certo momento bloccano le ali in volo e cominciano a scendere. A volte riescono a fare lo stesso percorso in discesa di quello che hanno fatto in salita. E li sostiene il vento, le correnti, l'istinto. Il vento, le correnti, l'istinto, ah certo. Ma se questo non dovesse bastare, loro possono sbattere le ali. Noi, scusa, che cosa sbattiamo? E noi sbattiamo per terra. Tehi! Sperduto in mare. Povero Bud, povero Terence, il gatto è salvato. E adesso che facciamo? Nuotiamo. E dove vogliamo andare? Bahamas? Sai dove sono? No. Neanche io. Per stavolta facciamo come dici tu, ma non finisce qui. No, no, finisce proprio qui. Va bene, finita questa serie. Mi raccomando, se questa serie vi è piaciuta, mettete like, iscrivetevi e noi ci rivediamo alla prossima serie, sempre qui su Rockin's Channel. Ciao!